Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo! Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovissimo video vlog in compagnia di... Calzone Junior. Allora raga, oggi come avrete letto dal titolo vedremo la pagella di Kazuo San Junior e scopriremo se è stato promosso o è stato bocciato. Innanzitutto però dovete lasciare tutti quanti un bel pollicione in su. Quanti like dobbiamo superare? 5.000. Ok, 5.000, fattibile raga. E se ve lo siete persi andate a vedere lo scorso chest opening in compagnia di Kazuo San Junior, lo trovate qui in alto. Ma io ho in mente di creare una playlist di tutti i video in sua compagnia, visto che a voi piacciono molto, in modo che ve li potete vedere tutti. E se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati. Ma ora passiamo al dunque. Tu che classe hai frequentato quest'anno? La quinta elementare. Quindi quanti anni hai? 10. Ok raga, a 10 anni. Vediamo un pochettino. Io qui ci ho scritto la sua pagella che mi ha fornito direttamente la madre. Partiamo con la prima materia, ovvero italiano. Ah, e io gli farò delle domande per vedere se è preparato. Allora, italiano, hai preso un bell'8, che non è male direi, non è male. Quest'anno italiano quali argomenti hai trattato, carissimo Kazuo San Junior? L'analisi logica. Ah, anche quella lì molto interessante, raga. Io quando ero in quinta elementare tutti i giorni a italiano, a grammatica, analisi logica, analisi logica, analisi logica. A inizio dell'anno con la grammaticale e poi tutta logica, mamma mia raga, proprio una palla. Ora passiamo a storia, quindi è la stessa maestra? Sì. A storia, sia italiano che storia che geografia. Storia, hai avuto 9. Attenzione, tu sei bravo a storia? Sì. Studi sempre, frequentemente? Abbastanza. Abbastanza. Quindi, un argomento di storia, dai, che poi ti faccio una domanda, se almeno me li ricordo anche io. La divisione dell'impero. La divisione dell'impero romano? Sì. Quindi in cosa era diviso? La capitale dell'Occidente. Voglio sapere i due come era diviso. Oriente e Occidente. Bravo Kazuo San Junior. Raga, studia. Bravo, bravo, bravo. Ora si passa a geografia, sempre con la stessa maestra e hai preso un altro 9. Anche a geografia sei bravo? Più o meno, più o meno. Vabbè, dai, geografia la saltiamo che è meglio. Cosa hai fatto? L'Italia, l'Europa, cosa hai fatto? L'Italia, le varie regioni italiane. Tanto la rifarà di nuovo in seconda media le regioni italiane, mi sembra. Ora invece passiamo ad una materia molto importante che non è, diciamo che è una pecca di Kazuo San Junior, ovvero inglese. Infatti io a volte ti ho aiutato a fare inglese, ti ricordi? Anche se è migliorato abbastanza. Quindi se io ti faccio la domanda: do you speak English? Tu come mi rispondi? Yes, sei tu. Mamma mia ragazzi, ci stupisce questo Kazuo San Junior. E se ti dicessi good job, tu come me lo traduci? Bel lavoro. Mamma mia, ok, ok, è migliorato in inglese, è migliorato e ha preso 8, però dai, poteva metterti anche il 9, dai. Ora si passa a matematica, che comprende sia geometria che aritmetica, algebra, giusto? Solo geometria. Ah ok, solo geometria. Quindi hai preso 9. Un argomento nel dettaglio vuoi dircelo? Vuoi esplicarcelo? Le frazioni. Le frazioni. Ok, molto interessante. Ti serviranno anche alle scuole medie. Adesso si passa ad arte. Arte e immagini, quindi disegni, sta roba così, giusto? Materia abbastanza semplice. Hai preso 10. Poi dopo, raga, la domanda che ti farò è di disegnarmi una casa. Per ora non è opportuno di farla nel video. Passiamo ad educazione fisica, quindi motoria. Hai preso un altro 10. Ora, come esercizio di educazione fisica devi fare 10 flessioni, Kazuo San Junior. Ora. Scherzo, dai, scherzo. Ora si passa a cittadinanza e costituzione, quindi diritto, le leggi, tutte queste cose così, lo facevo anche io. Hai preso 9. Ora dimmi un po' gli argomenti che hai trattato in linea di massima, quali sono stati? L'ultima cosa che abbiamo fatto è stato l'ONU. L'ONU, ok. L'ONU è un'associazione che dà i diritti alle
persone. Ok, quindi cittadinanza e costituzione, quando la facevo alle elementari, raga, era una bella materia, facevo anche il progetto di pomeriggio, mi è sempre piaciuta. E inoltre facevamo anche le cose tipo come comportarsi per strada, come attraversare sì, la strada, fatto. Queste cose così, molto interessante. Adesso si passa a musica, decido il voto. 10. Grande Calosan Junior, quindi cosa avete fatto a musica? La marcia trionfale. Che sarebbe? Ma solamente io non facevo niente a musica alle scuole elementari. E ora passiamo a tecnologia, voto 8. E tu mi hai detto che a tecnologia non facevate niente. Ci spiegavano come si fa il pane. Come si fa il pane? Vuoi vedere il quaderno? Vabbè, poi me lo porti. A tecnologia come si fa il pane? Va bene. Ora si passa alla penultima materia, anche questa qui molto importante, ovvero religione, che hai avuto distinto. Bravo, sei brava religione? Non facciamo niente. Ah, bravo, bravo, bravo. No, invece, raga, a me la religione è una materia che mi piace perché... Non ci fa niente. No. Vabbè, è una materia leggera, sì, però si discute in classe, cioè è stata sempre bella religione. E ora si passa all'ultima, che non è proprio una materia, però il voto influisce sugli altri. Il voto influisce in base a tutte le materie, a come ti comporti, quindi la condotta, e di condotta hai avuto 9. Bravo Calosan Junior, però mi dispiace perché io ho avuto 10. Quindi fai casino in classe tu. Parli, chiacchieri. Poco, poco. Il giusto, anche io, raga, sono un chiacchierone in classe, proprio di quelli esagerati. Soprattutto alle scuole elementari avevo la maestra di matematica che mi chiamava il grillo parlante, perché parlavo sempre, chiacchieravo sempre. E niente ragazzuoli, questo video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un pollicione in su, dobbiamo superare i 10.000 mi piace. 5.000. Per que... Ah sì, 5.000, mi è scappato. Poi se vogliamo superare i 10.000, beh, fate voi. Mi è piaciuta la pagella di Calosan Junior, ha avuto una media del 9 alla fine, sei stato molto bravo. E l'anno prossimo dovrai andare in prima media e la raga lì sarà tosta. Chissà quante volte dovrà chiamarmi il pomeriggio, come si fa questo, come si fa quell'altro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per ricevere la notifica. E qui da Calosan. E da Calosan Junior. È tutto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!